Ciao a tutti, bentornati su Truffle for Dummies. Siamo qua oggi, manca ancora Dario che ha qualche minuto di ritardo, ma è in arrivo. Ne approfitto per fare tutti i vari annunci di rito. Quindi, come sempre, ringrazio i nuovi Patreon di Truffle for Dummies. Alessandro Castellaro, Leonardo Bordino, Federico Varatti, e questi sono quelli di questa settimana. Quindi partiamo ringraziando queste persone che hanno deciso di partecipare e sostenere il canale e rendere possibile il fatto che questi video vengano fatti. Intanto in chat saluto Asia Fabri, Egidio Capozzi, Lorenzo Mantegazza, Giuseppe Marra, Marco Perticai, Marco Aroma. Ciao a tutti e benvenuti. Intanto che aspettiamo Dario, io prima vi avevo fatto vedere questo piccolo bannerino qua, che è un save the date, quindi non è ancora completo. Ma a breve arriveranno tutte le informazioni per andarlo a completare. Sono le date che faremo con Luigi Libacco della scuola Maiella di cui avevamo parlato. Sono due coppie di weekend sostanzialmente, e quindi è lo stesso stage che si ripete per 2 volte. Potete decidere come se prenderne una, prenderne fare sia il beginner che il pro come livello. Che o solo il beginner o solo il pro, e le date che sono uscite, appunto, Covid permettendo, saranno 17-18 aprile, 8-9 maggio per la prima coppia di weekend. La seconda coppia di weekend saranno 5-6 giugno e 10-11 luglio. Marco Aroma, il menù del pranzo, ecco esatto, il menù del pranzo è una di quelle cose che ancora non mi ha fatto mettere fuori tutte le indicazioni per capire un po' i costi e tutto il resto per poi andare a definire una cifra definitiva per lo stage. Quindi stiamo sistemando le ultime cose logistiche, ci sarò anch'io e ci sarà anche Dario Capogrosso in questi stage, quindi può essere un'ottima occasione per conoscerci dal vivo. E appunto il posto sarà proprio vicino all'allevamento Cacao Meravigliao di Dario Capogrosso, dove terremo lo stage, che è molto vicino a Tortona. Sì, 10 minuti da Tortona. Quindi io ho pubblicato questo in anteprima perché ho avuto molte richieste, molte persone che mi han chiesto informazioni e quindi soprattutto per andare a fermare magari le date per il lavoro, le ferie, mica ferie, ho deciso di iniziare a buttare fuori questa locandina. Intanto ci sono delle. Allora, salve a tutti. Marco Aroma. Giuseppe Marra, quanti mesi devi avere il cucciolo per partecipare? Ho visto il programma che mi ha girato Luigi, si parte dalle prime orme Maiella. Quindi adesso poi con lui ne parleremo e fa parte degli ultimi dettagli che dobbiamo ancora andare a definire, però penso che anche con cuccioli giovani si possa fare, perché c'è sia la formazione del cucciolo che la formazione del conduttore, quindi comunque può essere una cosa utile anche per cuccioli non grandi, andare a vedere poi tutti i passaggi che si dovranno svolgere con il proprio cucciolo. Poi anche lì dire l'età del cucciolo può essere fuorviante.
non lo so, nel senso ci sono cuccioli che più veloci, cuccioli un po' più lenti. Se prendo Tabuia, che adesso è un cane, un ottimo cane, velocissimo, da cucciola ha iniziato un pochino a tirarla fuori la testa intorno ai 4 mesi, sul naturale intendo, 4 mesi e mezzo. C'ho Timorasso che ne ha 5, che il naturale va tranquillo. Marco a Roma, il pernotto. Abbiamo visto proprio facendolo per il nord che già molte pre-richieste che mi erano arrivate informazioni era di gente che riusciva a fare avanti e indietro. Quindi, essendo vicino a Tortona, stiamo pensando magari di fare qualche convenzione con degli alberghi, dei bed and breakfast per poterveli poi segnalare e magari da un lato riuscire a risparmiare qualcosa e un pochino essere indirizzati, però essendo vicino a Tortona. Non è un grosso problema. Nicola Sbaldieri, mi saluti, ma certo che ti saluto. Ciao Nicola, ti avevo scritto anche su Instagram, abbiamo anche il canale Instagram di Truffle for Dummies e mi avevi scritto, anche lunedì ti ho salutato con Luigi Di Bacco, non so se c'eri in diretta e l'hai visto, comunque ti risaluto di nuovo volentieri. Ivano Tavella, buonasera. Cristian Bettinelli, buonasera. Nicola Squaldieri, verrai in Abruzzo? Guarda, ti dico molto volentieri. Spero proprio di sì. Comunque, abbiamo stretto questa collaborazione con Luigi, e Covid permettendo, mi muovo molto volentieri. Radusu, anche tu sempre presente. Buonasera, noi ci vediamo presto, tra l'altro. Fine settimana, stai pronto che iniziamo a incontrarci. Asdia Fabbri, un pilastro di Truffle for Dummies ormai. Cosa dice? Se il mio babbo mi dà il permesso e se riesco a mettere i miei soldi, vengo anche con un solo cane. Asdia, vediamo, dai. Se vieni, sai che sei la benvenuta. Cristian Bettinelli, si può venire solo in giornata, essendo vicino? Esatto, sì, era proprio quello che dicevo prima, cioè nel senso che volevamo fare il pacchetto con l'agriturismo, però abbiamo visto che molte persone interessate non erano interessate appunto ad aggiungere anche il pacchetto per la sera, quindi faremo questo stage e daremo delle indicazioni per la notte, ma non la infiliamo la metteremo nel pacchetto. Enrico Salvadori, ciao. Simone Battisti, ciao. Massimo Colotti, ciao. Claudio Perfidi, ciao. Stefano Fanteria, ciao. Vi ricordo anche, prima ho ringraziato i Patreon, ma che qui sotto, almeno lunedì, iniziano ad usarla, che è una cosa comoda per chi non si vuole. Cioè, Patreon è per me la cosa preferita perché va a creare anche un rapporto, ci sono dei premi, la possibilità di avere consulenze online, però è anche gradita per chi volesse sostenere il canale in maniera estemporanea. Qui sotto, dove potete scrivere in chat, c'è un simbolino con il disegno di un dollaro. Se cliccate là sopra, potete decidere o di mandare un adesivo o di mandare un commento evidenziato. Che sono un modo di sostenere il canale sostanzialmente, oltre a renderlo più evidente, fa sì che i contenuti di Truffle for Dummies continuino a essere liberi. Come dico sempre, lo ridico anche stasera, dato che aspettiamo Dario, i contenuti di Truffle for Dummies sono liberi, ma non sono gratuiti. Dato ciò, Timorasso che è saltato fuori, che significa appunto che sono fruibili da tutti, ma mantenere il canale ha delle spese. Non lo so, ad esempio, ho speso 1200 euro di computer per fare il montaggio, per riuscire a fare delle dirette più fluide. Ah, guarda, anche Zeldina è arrivata, che di solito non si vede mai, è saltato fuori anche Zelda. Quindi usate quel tastino lì. Nicola Squaldieri, io ho tre. La Gotti, immagino. No, cos'è che ho tre Lootti e due Sprick Sprack, un bretone e un meticcio e un bracco da tartufi. E beh, Nicola, mi sembri già con un bel parco cani. Stefano Fanteria, grazie della donazione. Grazie mille.
Intanto che aspettiamo Dario, sapete qualche domanda a cui posso rispondervi, sia rispetto allo stage che in generale, fatele pure. Un'altra domanda che mi hanno fatto e a cui rispondo, lo stage sostanzialmente è aperto a tutte le razze. L'unica cosa è che ci saranno diversi binomi, quindi coppie persona-cane. E quindi un cane che non è particolarmente che abbia un buon carattere è sicuramente il benvenuto. Un cane di difficile gestione vi farà passare una giornata un pochino più complicata. Quindi tutte le razze sono le benvenute, per l'età, come dicevo prima, vi ho detto la mia idea, ma poi con Luigi andremo a definire questo parametro, anche se lascia un po' il tempo che trova, appunto, perché i cani possono, a prescindere dalla razza, possono essere più veloci o meno, a prescindere dall'età, scusate. Lorenzo Valli, grazie per il contributo. Ti aggiungi a Stefano Fanteria, sono molto importanti, sono contributi graditi e che permettono appunto di continuare a produrre questi contenuti. Grazie Lorenzo e grazie Stefano. Dario potrebbe essere in arrivo. Intanto che l'aspettiamo, vi leggo un attimo il programma. Intanto vedo che Dario si sta connettendo, e diamogli il tempo di sistemarsi. Scusate, l'ho tolto. Quindi abbiamo le prime orme Maiella. I test Maiella, quindi qui siamo proprio, si parla di cani piccolissimi. Conferma di senso, ho visto Dario che ci sei, adesso ti aggiungo subito alla chat. Guarda, tac. Sei qui con noi? Finisco di Ciao. leggere. Relazioni interspecifiche e comunicazione uomo-cane, fondamentale. Il gioco degli intrusivi e la situazione al calore, di cui abbiamo parlato già in molte dirette. Apprendimento cognitivo, scusate che è piccolo, ordinamento cognitivo del tartufo e specie. La razza è il tipo di scelta. Questo sarà un po' il programma. Questo appunto, come vi dicevo prima, un set the date, ma poi uscirà tutto in maniera più approfondita. Intanto è arrivato Dario, quindi io qua con la regia, eccoci qui. E attenzione, solo per oggi facciamo anche i fuochi d'artificio. No, non partono i fuochi, ma ecco, eccoli qua, il fuoco d'artificio. La sigla abbiamo. Ciao Dario, benvenuto. Faccio l'intro. Aspetta, rispondo solo a Giuseppe Marra, poi partiamo, scusami. Immagina che prima di uno stage del genere bisogna avere una buona relazione con il proprio cane. Giuseppe, in generale nella vita bisogna avere una buona relazione con il proprio cane. Questo stage magari ti può aiutare anche ad avere delle indicazioni per poter migliorare questa relazione, se non è ottimale, ma comunque, per come la penso io, è il fondamento del lavoro sul tartufo, ma in qualsiasi cosa. A parte timorarsi, ecco qua che si è infilato. Hai visto lo zio Dario? Ciao! Dario, allora, eccoci, sei arrivato, siamo contenti, ti stavamo aspettando. Nel frattempo abbiamo un po' parlato dello stage, in cui ho detto che ci sarai anche tu, sarà fatto dalle tue parti e sarà un bel modo per conoscerci. Stasera parleremo, come sempre, con Dario dell'allevamento Cacao Meravigliao di Lagotti Romagnoli. Andremo a approfondire un po' la storia interessante, anche in termini di evoluzione, di selezione del Lagotto Romagnolo, che è una razza riconosciuta in epoche relativamente giovani, credo che risalga al riconoscimento agli anni 90, 95, credo, se non mi sbaglio, ma poi Dario mi corregge, che è il sottuttismo del
dell'agotto, però è una razza molto più antica. Ci sono visto un po' di articoli belli, ma anche sul sito di Cacao Meravigliao, dei ritratti di lagotti in tempi molto molto antichi, molto molto antichi, Regolare. qualche centinaia di anni, diciamo adesso. Dario, eccoci, grazie per essere qui. Vuoi iniziare a introdurre l'argomento? Sì, Posso allora. darti una... Se ci togli un po' di tetto e ci dai un po' più di te, è perfetto. Se non è un problema, se no va benissimo così. Perfetto. Probabilmente. Ok, va bene, perfetto. Devo anche gli occhiali, non me lo cavo. Perfetto. Sono meno sofisticato, ma mi si vede meglio. Si sente? Sì, perfetto, perfetto. Aspetta, dovrei centrarmi un po' di più, però va bene così. Allora, intanto che ti centri, è una cosa che ho fatto lunedì e richiedo di farla anche adesso perché almeno ci aiuta un po' a capire come stanno girando queste dirette. Chi è la prima volta che è in diretta con me e Dario può fare un commento con l'hashtag Prima volta. prima volta, e così capiamo un po' se c'è qualcuno di nuovo, almeno gli diamo anche il benvenuto. Vai, Dario! No, allora, intanto scusatemi per il ritardo, quindi introduzione ai nuovi stage che appunto stiamo in qualche maniera preparando e penso doverosa, anche se ovviamente tutti ne sapranno molto di più cammin facendo, quindi stiamo lavorando tanto e bene sotto le quinte, dietro le quinte, per tutti gli amici tra For For Dummies. Quindi cerchiamo di fare il nostro meglio anche in periodo Covid e speriamo veramente che queste puntate, questi appuntamenti avranno il giusto successo e che in pratica i nostri sforzi per tutti voi, ma anche per noi saranno ben in qualche maniera ripagati. Quindi conosceremo Luigi di persona, che appunto verrà in terra piemontese a parlare assieme a noi di cani, di tartufi, di terroir. Quindi sarà, penso, un bell'insieme di teorie, pratiche, conoscenze ed esperienze che verranno condivise. Quindi effettivamente fuochi d'artificio, aspettiamo fuochi d'artificio. Detto questo, appunto, abbiamo introdotto, cioè, o meglio, mi hai suggerito di introdurre questo argomento del quale onestamente abbiamo anche già parlato, però è così lunga, intricata, affascinante la storia del lago Toromagnolo che c'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Quindi io sono sempre contento anche di ricordare nuovi aspetti, perché diciamo che i primi anni ero molto appassionato di storiografia e onestamente, pur essendoci internet, fino a 10 anni fa erano veramente poche le informazioni che giravano sulla rete. Cioè, io penso che ora sono aumentate di migliaia e migliaia di punti percentuale. Quindi veramente. Biblioteche che facevo, l'ho fatto in Università di Milano, avevo in qualche maniera chiesto a personaggi già importanti all'epoca per l'allevamento dei lagotti di avere informazioni, mi facevo spedire i documenti, erano tutti a quei tempi, quindi parlo 10-12 anni fa, veramente comunque Dario, qualche problema di connessione abbiamo? No, mi hanno. Mi senti? Sì, ma ti sei frizzato No, perché c'è sul video. una chiamata. Aspetta che adesso torna. Intanto, ciao Roberta Fortuna, ciao Matteo Simonica, prima volta in diretta con noi, benvenuti e grazie, intanto aspettiamo Dario che sistemi la connessione. Dario, se no esci e rientra se hai questo problema delle telefonate. Nel frattempo noi ti aspettiamo, tanto sei veloce. Anche Claudio Perfili, prima volta. E poi mi fa piacere che vedo persone che stanno arrivando, anche che magari seguivano Truffle for Dummies su Instagram, che si stanno
stanno iniziando a seguire anche su YouTube o che si spostano dal gruppo Facebook di Trafo for Dummies. Bene, 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 stiamo creando un bel gruppo e stiamo facendo insieme, perché comunque io vi faccio delle proposte di video, ma vedo tanta attenzione e stiamo portando proprio un'altra cultura, un altro rispetto nei confronti del cane da tartufo. Quindi il lavoro che stiamo facendo è grosso. Sono contento che ci siano persone che per la prima volta. Aspetta, è tornato Dario, eccoci. Sei muto però, sei nell'acquario. Vabbè, stavo dicendo che comunque insieme stiamo facendo un ottimo lavoro proprio per andare a creare, appunto, con Dario, con Luigi, con Enrico Strone, il Tartufaglio Gentile, questa nuova cultura del rispetto del cane e del fatto che poi sostanzialmente anche sul lavoro un cane con cui si abbia sviluppato una relazione forte, un cane Mi senti? che... Sì, eccoti, stavo finendo di dire appunto che stavo dicendo che stiamo facendo, secondo me, insieme, cioè, se noi facciamo delle proposte, ma proprio questa nuova consapevolezza del cane da tartufo che non va affamato, non va maltrattato, ma per avere degli ottimi cani la cosa migliore è per un'ottima relazione. Infatti, Timorasso a 5 mesi, seppur se ne sta, salta in braccio ogni tanto, vi posso assicurare che è un bel cane, lavora bene. Sicuramente Dario ha fatto un ottimo lavoro di genetica, però non influisce assolutamente. Poi, appunto, se c'è qualcuno in chat che mi è venuto a trovare ultimamente, ha visto Timorasso lavorare, può tranquillamente commentare dicendo la verità. Ringrazio Ren per il contributo. Dario, riprendiamo, vai. No, riprendiamo. No, appunto, mi devo riattaccare al concetto che, cioè, a me piace tanto esprimere quello che stiamo facendo. Appunto, abbiamo trovato un fil rouge tra me e te, insomma, e le persone che ci seguono, in cui riteniamo fondamentale a rispettare, no, tutto questo mondo, il mondo dei tartufai, il mondo appassionante, mondo ammantato di regole dette, raccontate, ereditate, mezze lette, mezze parole, è un mondo affascinante, no? Quindi, nel senso, però questo non cambia il fatto che comunque sia il paradigma è cambiato e quindi il rispetto del cane e di questo ausiliario, no? Di questo nostro amico deve essere sempre fondamentale e quindi diciamo che lavoriamo per questo e abbiamo tanto riscontro, pur non essendo ovviamente, come dire, superficiali in quello che facciamo, anzi, cerchiamo assolutamente di essere concentrati sull'obiettivo e concentrati e credendo in quello che si fa, diciamo che riusciamo a fare sempre più proseliti e i risultati si vedono, sia da un punto di vista ovviamente comunicativo, sia da un punto di vista fermamente di successo di tutti coloro che insomma iniziano assieme a noi ad appassionarsi a questo mondo che sembrava per pochi, ora diventa per i buoni pochi, no? Per quelli che hanno veramente a cuore oltre alla natura, quindi oltre al divertimento, anche diciamo che la fisiologia del cane e il rispetto per il cane. Poi prima di frizzarmi avevo sentito che praticamente avevi detto che c'è Simonicca come primo, Matteo Simonicca. probabilmente potrebbe essere l'allevatore del papà di Gennaro. Urca, Quindi siamo un parenti, nonno. Matteo, se sei tu, diccelo che siamo parenti. È molto probabile. Se è abruzzese, probabilmente è lui. Quindi è un Gennaro delle Meta Orense. Quindi ha fatto la monta con la gagna di Lorenzo Ciacci e Gennaro da me. Gennaro, insomma, è stato per un po' da te ad appassionarsi a vicende legate un po' ad un altro tipo di trifola. Ecco, così. Diciamo che Gennaro è stato ha passato del tempo con Tabuia in un momento particolare, Esatto, poi vi di aggiorneremo. aggiornare. Quindi, allora, Simonica, facci sapere se è lui, allora siamo parenti, Matteo. A fine Ciao, ciao. marzo, speriamo di concretizzarci.
Sì. Beh, vai, vai. Ok, quindi parliamo, il tempo è poco ovviamente, però possiamo appunto parlare insomma anche con tanti appassionati che ci saranno. Tra l'altro giorni fa è venuto a trovarmi uno dei primi allevatori da gotto, allevamento il Populano, che mi ha veramente reso orgoglioso di quello che faccio, perché in qualche maniera sono arrivato 20 anni dopo di lui e lui era veramente esaltato dal lavoro che è stato portato avanti. Non da me, io sono l'ultimo arrivato, ma insomma da chi in qualche maniera ha creduto in questa razza che era è veramente negli anni 70 era quasi destinata a finire nell'oblio, perché come abbiamo detto è una razza secolare, una razza secolare, magari anche millenaria, perché nel rimescolarsi e rimescolamento delle popolazioni canine dall'epoca degli egiziani fino ad oggi, ogni variazione della popolazione canina che aveva una come dire, concentrazione, quindi un focus su un'attività, poi poteva, senza l'aiuto degli allevatori, oppure ovviamente dei cacciatori o di chi in qualche maniera fruiva dell'ausilio di questi cani, la razza poteva andare tranquillamente deteriorandosi. E così sembrava fosse, se non che appunto negli anni 70 è iniziato questo percorso di riconoscimento della razza che in 20 anni in qualche maniera ha portato al riconoscimento ufficiale nei primi anni 90, a partire dal 92 in buona sostanza. E per cui questo è veramente un gran successo e poi dal 90 fino ai giorni nostri l'evoluzione è stata veramente eccellente sotto tanti punti di vista, in quanto si è ovviamente sempre basandosi su queste due come dire essenze del cane, no? Si è partito dall'essenza del cane tartufaio e dall'essenza del cane da riporto in acqua, quindi mantenendo queste sue entità si è raggiunto in pratica nella sintesi dell'agotto romagnolo, che poi è diventato negli ultimi 30 anni un cane veramente multitasking, un cane eccellente, un cane molto intelligente, un cane appassionato e un cane insomma in qualche maniera per tanti, un cane per tanti, ed è stato ultimamente negli ultimi 10 anni viene anche riscoperto come cane da compagnia, che come appunto vediamo in questi due in questa raffigurazione ha sempre affascinato questa sua essenza riccia, tra virgolette, quindi la sua estetica fin dalla notte dei tempi non è stata mai trascurata, quindi insomma probabilmente non era una priorità, le priorità erano ben altre, però era un cane che ha sempre affascinato e che affascina tutt'oggi. Ecco, quindi queste sono diciamo le ragioni per cui il Dalgotto oggi possa essere tranquillamente definito un cane totalmente scampato alle sabbie mobili dell'oblio, ma venuto alla ribalta sotto tanti aspetti, sia come cane da tartufo, ed è ufficialmente l'unico cane al mondo riconosciuto per questa sua attitudine comprovata, sia come ottimo cane da compagnia, cane da terapia, da regione a regione, insomma ci sono delle storie, no? Quindi il cane non è di moda come alcuni pensano di descrivere l'agotto. Il cane non è di moda, è semplicemente un cane eccellente, un cane straordinario, un cane che piace per tante sue caratteristiche, un cane che appassiona, un cane facile, è un cane che è funzionale, è tanto, è un cane italiano, l'intelligenza italiana, sembra quasi di in qualche maniera pubblicizzare un prodotto, un'auto, nel senso figlio di un progetto, ma è comunque è figlio di un progetto, perché non dimentichiamo che nessuna razza canina potrebbe salvarsi in qualche maniera dall'oblio senza il pedissequo la continua attenzione da parte di allevatori o di utilizzatori della razza stessa. Insomma, i cani lasciati liberi, ogni razza canina sia coppierebbe in maniera indiscriminata e tutte le caratteristiche di razza, qualsiasi razza, se non ci fosse l'uomo, la mano dell'uomo, appunto, per quanto naturali possono, tra virgolette, essere razze, sarebbe destinata ovviamente ad estinguersi. Quindi bisogna credere in una razza, in determinate caratteristiche, per preservarla e per migliorarla lì dove, insomma, può essere necessario.
vorrei dei piccoli complimenti per i grandi passi avanti che ho fatto nella regia, anche la foto. Sì, infatti. Sigla e foto oggi, ragazzi. No, ma diciamo la verità, senti mancare. I 15 minuti di ritardo erano perché ho prodotto io, diciamo, cioè, Davide non niente. Ero io che sotto traccia comandavo l'intelligenza artificiale. Tanto ringrazio Koi Kudai per la, spero si dica così, per la donazione, e Giuseppe Marra. Grazie a tutti. Giuseppe Cassi ci dice, presente anche in un'opera del Mantegna del 1400, e ne ho viste anche di più antiche, di... Beh, poi ovviamente sono raffigurazioni di cane riccio, no? Però le raffigurazioni di cane riccio possono essere anche di cani simili. Ma, ripeto, la gotto non è soltanto quello, il fenotipo, no? L'espressione fenotipica nella gotto è molto di più. Quindi, nel senso, ok. Però pare che cane piccolo riccio, insomma, in qualche maniera, specialmente nelle zone ravennate, ma insomma, pare che appunto il lagotto dice discende dal Barbet, questo archetipo antico di antenato di tutti i cani d'acqua europei, che però sia arrivato non dalla Francia, dove era più o meno diffuso assieme, come in Belgio, ma addirittura dalla Turchia, quindi dall'Arabia, con rientro in Europa dei crociati. Quindi insomma andiamo veramente nell'alto medioevo, e quindi è una razza veramente secolare, riconosciuta da poco, ma ovviamente insomma il potenziale era forte, no? Lagotto sa di antico. Il bello, qual è il bello del lagotto? No? Il bello del lagotto, perché veramente quando lo guardi, quando lo osservi, quando ci vivi assieme, quando in qualche maniera lo tieni sulle tue gambe, ti dà proprio la sensazione, prendendolo magari meno come un coniglio, povero, ti dà la sensazione. Guarda, è disperato dai maltrattamenti che subisce questo cane. Ti dà la sensazione di avere appunto tra le mani qualcosa di vero, no? Di rustico. È una sensazione, perché poi alla fine della fiera le genetiche sono state ovviamente maneggiate e rimaneggiate, no? Però ha quel qualcosa di rustico, di vivo e di antico che ovviamente ci affascina tanto. Ma anche in termini di evoluzione, insomma, dicevamo in un'altra diretta che il lagotto è anche particolarmente vicino al suo antenato lupo, come cane. Vicino è un parolone, diciamo che ci sono cani più vicini e cani meno vicini, però sicuramente a livello morfologico è un cane che non ha troppe differenze appunto come proporzioni dall'antenato insomma, o dall'archetipo del cane originario, per cui sì, si è mantenuto un po' abbastanza inalterato da un punto di vista di proporzioni. Ecco perché è un cane che riesce ad esprimere al massimo tutte le proprie potenzialità dinamiche, di dinamicità, di efficienza energetica, no? Perché anche, cioè, nello studio del cane sportivo ci sono dei parametri che calcolano appunto l'efficienza energetica del cane, quindi nel senso veloce, scattante, ottimo leveraggio, quindi un cane che si sa ovviamente sviluppare la propria potenza a livelli eccellenti, durata, potenza, scatto, quindi sono tutte prestanti. È un cane molto prestante, a dispetto di questo suo aspetto, diciamo, non da né da maratoneta né da sprinter, quindi non è un levriero, ma insomma è un cane che però racchiude in sé tutte quelle caratteristiche utili che ne possono fare ovviamente un gran cercatore di tartufi, un gran cavatore, il re dei boschi, assolutamente. Tra l'altro, cioè, proprio come selezione, come costituzione, a parte il fondo che hanno i lagotti già da giovani, mi è capitato anche già solo in passeggiata con cani di differenti razze della stessa età dei miei lagotti che si siedano, cioè che prima di fare una passeggiata che è degna di questo nome ci voglia del tempo. I lagotti hanno già da giovani un fondo, una resistenza fisica che è notevole, malgrado appunto il fenotipo che può sembrare invece... Poi dall'altro, però avevo dovuto sperimentare ad esempio anche con Onda, no? Onda ha iniziato ad addestrarla che aveva 5 mesi o 4 mesi? Onda no, forse l'avviamento abbiamo iniziato, forse che era un pochino più piccolo, perché era appena arrivata, esatto, 3 mesi. Onda,
Onda è una cucciola, appunto, una gran cagnolina che ho, che ora 8 mesi, che Davide ha in addestramento. Lei è praticamente è arrivata all'allevamento del cavatore dell'amico, insomma, Davide Fronzetti a Roma, ed è figlia del mega campione sociale assoluto Duilio delle Metaurenze, di Lorenzo Ciacci, quindi un gran cane, anche la mamma è una gran cavatrice, e lei da subito, da quando era cucciola, praticamente aveva delle spiccatissime dosi di fondo, quindi senza voler ovviamente forzare la cagnetta, però veramente lei veramente precoce, ora ha dato 8 mesi, è veramente una gran cagnetta, quindi nel senso che da quel punto di vista non ha mollato di un centimetro, quindi non ha mollato di un centimetro, e spero veramente che sia un cane con potenzialità forti, ecco, vedremo quest'estate. Il bianco non siamo andati troppo a bianco, questa è meglio, non sono andato, e nemmeno lei, l'anno prossimo. E quest'anno vediamo di divertirci un po' sul nero, e poi l'anno prossimo la testeremo diciamo, in situazioni orografiche un po' differenti, dai, vediamo un attimo di divertirci. Comunque, insomma... ora non so se perché mi hai proposto questo argomento, ma in realtà non so se veramente devo parlare di storia o semplicemente possiamo dare adito a un po' di domande un po' sulla storia, non proprio non sulla storiografia, ma più che altro su quelle che sono le piccole, no, a me, i piccoli passi per mi sarebbe, cioè, avevo chiamesso anche nella descrizione, che secondo me è una parte interessante, che fa risaltare anche il lavoro degli allevatori, te lo propongo, non è obbligatorio, però l'avevo un po' definito il lagotto dalla caccia al tartufo. Sì, Quindi il grosso di lavoro di... Allora, truffle hunting, nel senso, appunto, è l'acronimo, cioè, diciamo che nei paesi anglofoni la cerca del tartufo viene definita truffle hunting, quindi caccia al tartufo. In Italia ovviamente si parla di cerca al tartufo. In realtà è proprio io sono d'accordo, appunto, nel definire la cerca del tartufo una vera e propria caccia. Caccia perché effettivamente sono le doti da cacciatore del cane che vengono esaltate, un po' meno quelle di riporto, pur essendoci tanti cani che sono bravi nel riportare, poi bisogna anche fidarsi del cane che riporta, deve essere delicato, però le caratteristiche vengono veramente esaltate in questa razza, che ovviamente dall'inizio dei tempi queste caratteristiche erano proprie della razza, quindi erano caratteristiche importanti, erano proprio le attitudini di attenzione, di ricerca spasmodica, esattamente come se un cane da caccia cercasse e andasse in ipercitazione trovandosi davanti ad una preda. E questo poi effettivamente è anche in qualche maniera si rivela anche lì dove, appunto, si seguono quelle che sono le caratteristiche indicate al club di razza nei regolamenti per la cerca del tartufo. Quindi il cane deve essere veramente eccitato una volta che trova il tartufo, il movimento della coda deve in qualche maniera riportare all'attenzione il conduttore, che deve ovviamente in qualche maniera notare il proprio cane che è in una fase di cerca, di finta cerca, oppure ipereccitato dal momento della scovata del tartufo, quindi come se fosse una preda. Quindi è vero che il cane va a caccia, però paradossalmente il cane non deve avere atteggiamenti da cacciatore nei confronti della preda, quindi della preda, cioè nel senso del selvatico. Quindi questa è un po' la grande chiave di lettura, no? C'è un cane che deve effettivamente presentare, cioè il cane è eccezionale perché effettivamente presenta tutte quelle sue caratteristiche proprie da cane nello scovare la preda, perché lui cerca, come fa, cerca la pista, cerca l'emanazione, no? Quindi non cerca la pista del selvatico, naturalmente farebbe, ma cerca l'emanazione del tartufo. Cerca la pista, identifica la preda, quindi identifica il tartufo, ma sempre senza identificare il topolino, e in qualche maniera lo stana. Sta nel tartufo nella sua tana, senza ovviamente andare a cercare il selvatico nella sua tana. Quindi in qualche maniera lui riesce a traslare, grazie al nostro aiuto, tutte queste sue caratteristiche di cacciatore provetto e le trasla nel tartufo. Quindi è un po' una magia, no? Cioè, nel senso che c'è una base genetica ovviamente di partenza, ma è l'intelligenza e la fiducia nel conduttore e nell'ambiente, quindi in tutto quello che noi gli costruiamo intorno, che ne fanno, insomma, un cane, un ausiliario a tutti gli effetti, indispensabile. E poi, ovviamente, ovvio che il cane ci riempie di gioia e trae gioia esso stesso
della nostra felicità, no? Quindi, nel senso, questo è il rapporto simbionte, no? Questa parola simbiosi, e la simbiosi ovviamente innescata tra il fungo ipogeo e l'albero di cui si nutre, e la simbiosi tra noi e il nostro cane che trova il simbionte per eccellenza, no? Quindi c'è questo, in qualche maniera, travasare di termini, significati, figurati e reali, che in qualche maniera rendono il lagotto e la vita con il lagotto piacevole e divertente a tutto tondo. Allora, c'era, aspetta, volevo salutarlo perché aveva scritto Guido Di Nicola, dal pastificio di Cecco, prima volta con Dario, ma devo lavorare, e mettere un emoticon delle lacrime. Immagino che se lavori a quest'ora farai dei turni, devi sapere che il lunedì e il mercoledì devi non farti mettere in turno intorno alle 9, perché se le dirette, comunque tutte queste dirette poi vanno. De Cecco, ma De Cecco è anche lo sponsor pastificio. Sì, lo so. Io mangiavo soltanto pasta de Cecco quando ero bambino, mi prendevano in giro, quindi nel senso. Però è anche lo sponsor assieme a Cirio di Masterchef, no? Se non sbaglio. Non lo so se de Cecco sia la sponsor. Da me è venuto Big Boss Cannavacciuolo, Urca. È 3 anni fa, ma io non avendo televisione non sapevo chi fosse. E lui mi diceva, possibile, non sa chi sono? E io non sapevo chi fosse. È per un lagotto era venuto da te? Cosa? Per un lagotto, no, per un pastore malamano. Poi è venuta la moglie anche, ma no, ma ci siamo incontrati a Tortona, in sai il bar l'Oasi, quello dove... E niente, lui era venuto là, tutti ridevano, perché diceva, ma Cannavacciuolo. Io, ma tipo 2 o 3 anni fa. Poi il giorno dopo che ho capito che era un personaggio famoso, mi sono praticamente guardato su YouTube, penso in una notte, 20 puntate della cucina. Sì. Però poi non l'ho preso. Allora abbiamo raggiunto, abbiamo superato la metà della diretta abbondantemente. Anche Rado dice anch'io sono in turno. Matteo Simonica ci saluta, che deve andare, lo salutiamo. Qua sotto? Sì, Matteo. Nasceranno i suoi nipoti. Ormai che siamo parenti, Matteo, qua la conoscenza va fatta. Speriamo, adesso non è ancora detto, però probabilmente sì. Aspetta, uno alla volta. Ho lasciato qua al posto dei nostri nomi il link di Patreon, www.patreon.com/trappleforddummies, e andate a visitare l'indirizzo, è una piattaforma per creatori dove potete sostenere il loro lavoro, nonché avere delle ricompense, appunto, come dicevo all'inizio, delle consulenze, del tartufo d'addestramento. Se siete interessati, quando finiamo la diretta andate a vedere www.patreon.com/trappleforddummies, oppure le nostre dirette funzionano anche bene come podcast, quindi le potete lasciare sotto, intanto andare a vedere altre dirette. Dario non lo vedo più, ma fa niente. Vi dico che già durante il video vi ricordo che potete lasciare un like se il contenuto vi piace, anche un dislike, quindi o un pollicione su o un pollicione in giù, per farci sapere se i nostri contenuti vi piacciono, in generale ad aiutare l'algoritmo di YouTube a far circolare i nostri contributi. E per chi vedrà questo video non in diretta, ovviamente potrà fare delle domande qua sotto nei commenti, e poi o le girerò a Dario, gli risponderemo in un'altra diretta, oppure vi risponderò direttamente io. C'è Kui Kudai. Intanto grazie Marco Pedone, ci ha mandato una donazione con una domanda in evidenza, però la tengo per dopo, Marco, e faccio prima quella a cui codai, perché volevo farti una domanda un po' tra il serio e il faceto, perché prima parlavi con delle parentele, delle parentele ancestrali del lagotto, e volevo chiederti delle parentele del lagotto, perché me l'avevano chiesto, col perro de agua e con il San Bernardo. La seconda può sembrare strana, ma ha un suo senso in,
in termini storici. Infatti poi la domanda che cui Kudai fa, se abbiamo risposta, io ad esempio questa cosa non ti saprei rispondere, ma magari Dari sì, ci dice: la storia del lagotto, o perlomeno dei fondatori della razza riconosciuta, è cambiato con il cambio totale dei vertici del club ufficiale. Come mai? E qui rientra un po' la storia del San Bernardo, o sbaglio? Sono connesse le due cose, ma più che altro per una questione di persone. Sì. E Marco Pedone ci chiedeva se, come lavora il lagotto con altre razze. E non so se Dario ha provato a lavorare con razze differenti insieme al lagotto, a me è successo, però Dario, queste due domande, la prima non so se hai risposto, se ce l'hai tutte. Vai allora. Allora, quindi parti con la prima, quindi allora c'era quella che ti volevo fare io, che però vabbè, c'è la domanda del club lagotto, come mai tutti i vertici sono cambiati. Ma quella è meno interessante, perché comunque vai a di sotterrare cose, probabilmente non sono, vabbè, posso dare giusto una risposta. Vabbè, io ti chiedevo la parentela col San Bernardo, e poi c'è il lavoro con altre razze e il perro d'acqua, se hai qualcosa. Quindi il lagotto è una razza naturale. Qual è la differenza tra razza naturale e la razza tra virgolette costruite? Ci sono delle razze moderne che in buona sostanza sono state create puntando a una funzione, no? Doberman, Dogaro Argentino, Rottweiler, Pastore Tedesco, si cercava una funzione di migliorare praticamente la funzionalità di un cane, quindi creare una popolazione simile e quindi chiamarla razza, quindi razza con la stessa attitudine, attingendo a varie fonti genetiche in giro per l'Europa oppure per altri paesi. Le razze naturali sono quelle che in realtà storicamente, quindi questa storicità viene ovviamente documentata e ai tempi del riconoscimento deve essere assolutamente presentata la documentazione e in qualche maniera ci sono determinati passaggi che devono essere fatti affinché una razza possa essere riconosciuta. Non è scontato, non è banale, è un lavoro lunghissimo. Io ci sono dentro ad oggi nelle commissioni in pratica per quanto riguarda tra le razze guardiania che allevo, il pastore d'asilo, Spino di Blay, il cane fornese, è molto molto difficile arrivare ad avere 8 linee sangue come viene richiesto cioè per essere riconosciuta una razza come nuova. L'FCI richiede una storicità documentata in maniera molto molto forte e devono essere riconosciute 8 linee sangue, quindi 8 passaggi totalmente completi, quindi parliamo di più di 300 cani non imparentati tra loro. Quindi per trovare questo, ovviamente, tu devi andare a ricercare in maniera attenta elementi e cani sul territorio. Quindi una razza naturale come il lagotto è una razza ovviamente secolare che per motivi diversi stava o andando verso l'estinzione o comunque sia per errori o per elementi di superficialità fatti da chi ne deteneva in quel momento le sorti, andava deteriorandosi geneticamente con l'intromissione su una popolazione esistente, ovviamente non purissima perché non poteva essere pura, però insomma dopo la seconda guerra mondiale in cui pareva dalla documentazione che la maggior parte dei tartufai della zona delle valli di Comacchio, insomma della Romagna, avessero i lagotti, poi negli anni 70 con l'intromissione di razze e esotiche, chiamiamolo così, cioè comunque sia in qualche maniera non indigene, tipo il Brayton, tipo il Pointer, razze, come dire, alto sonore, no? Che davano in qualche maniera la sensazione di poter essere migliori del prodotto italico, si stava deteriorando. Quindi il lavoro della razza, del riconoscimento è stato appunto sulle fonti antiche e nello specificare, nel riconoscere in qualche maniera la storicità della razza e nel ripulire il fenotipo della razza, il fenotipo ovviamente sia carattere che espressione morfologica, da quelle che erano le intromissioni di altre razze non indigene, ma ovviamente introdotte dall'Europa. Quindi, che è molto diverso. Invece, quello che appunto per rispondere alla tua domanda, quindi a quel punto invece parliamo di perro d'acqua e cani similari,
facendo assimilare, cioè dicendo che ad un certo punto della storia della Gotto, il cane, l'archetipo di cane da cui deriva, probabilmente molto con alta probabilità, era lo stesso da cui poi gli hanno preso le mosse il cavo de agua e il cane portoghese, il cane spagnolo e tutti quei cani tendenzialmente simili, ari, anche il barbone, a pelo riccio, quindi cani da caccia, da riporto di acqua a pelo riccio, tipo il Barbet, abbiamo detto che era il cane d'acqua per eccellenza, che si diceva appunto nei testi antichi, cane d'anatra, qualunque cosa lanci in acqua in terra, lui te la riporta, quindi cane da riporto. Quindi diciamo che la discendenza c'è a monte, cioè la discendenza comune tra tutti questi cani d'acqua europei, un po' come nelle mie razze, pastore maremmano abruzzese, si parla di grandi giganti guardiani bianchi e c'è una root, quindi una radice comune tra il Kuvach, il Padù, quindi il cane pastore montagna Pirenei, pastore maremmano abruzzese, il Ciarplanina, comunque l'Akbash, tutte razze da pastore che hanno avuto un antenato comune. Quindi, perché le migrazioni e le popolazioni nomadi portavano a un rimescolamento e ogni volta una selezione tramite forte consanguinità di caratteristiche di razza, perché il cane lagotto, come tante razze fissate, era un cane inizialmente con una fortissima consanguinità. Chi ne deteneva le genetiche, le linee sangue in maniera segreta, utilizzava una consanguinità veramente altissima. E questo può essere un bene lì dove non ci sono tare ereditarie e un male lì dove in qualche maniera la vigoria di razza, pur essendo abbastanza, come dire, anche se il cane mantiene bene, insomma, è ben geneticamente strutturato per non avere grandi danni alla consanguinità, erano razze comunque consanguine. Quindi il vigore ibrido invece viene fuori da, diciamo, proprio, quindi il vigore ibrido è un qualcosa di geneticamente certificato, quindi una forza che viene data negli F1 molto lontani, quindi due linee di sangue molto lontane geneticamente, si mettono insieme e danno origine a una prole mediamente più forte e vitale, quello è il vigore ibrido. Quindi veniva cercato, è stato cercato, insomma, e ha dato buoni effetti, ma in qualche maniera appunto il lagotto è una razza naturale, una razza antica, ma comunque gestita dall'uomo, perché altrimenti sarebbe scomparsa. Quindi, Va bene, allora sì, vai. per quanto riguarda il club, allora io non penso, non sono così catastrofista, non sono né catastrofista, né in qualche maniera penso che per ragioni particolarmente gravi si sia cercato di cambiare o travisare la storia della razza, semplicemente le priorità di alcuni direttivi sono differenti, no? Si vuole probabilmente dare maggiore enfasi a determinate caratteristiche per scelte, ma in realtà io non penso che da 30 anni a questa parte nessuno abbia fatto il male del lagotto, perché comunque si è sempre puntato a valorizzarlo come cane tartufo e questa è stata la sua vera ricchezza, no? Nel senso, non c'è mai stata una vera dicotomia tra cane da bellezza e cane da lavoro. Sì, in alcuni casi c'è, ma comunque è fisiologico come tutte le razze, ma in realtà il club ha sempre cercato di puntare su una popolazione media di cani morfologicamente corretti, sani, quindi perché ovviamente tu hai diciamo che una razza è sana lì dove la maggior parte, la stragrande maggioranza della media popolazione è sana. Quindi fondamentalmente il club lavora molto bene. Qualunque sia stato il suo attore negli ultimi anni, secondo me, ok, errori se ne fanno sempre in democrazia, no? Nel senso che nessuno è imperfetto. Però diciamo che l'obiettivo è sempre stato perseguito nell'avere cani sani, che lavorassero tartufo e morfologicamente appetibili, nel senso affascinanti. Ma insomma, io penso che è sotto gli occhi di tutti il lavoro enorme fatto per valorizzare questa razza italiana che ormai ha veramente successo in tutto il mondo in maniera estrema. E dico sempre, il folklore italiano e romagnolo, fondamentalmente rivive nel suo cane. Rivive nel suo cane e molto spesso assieme al cane noi tutti riusciamo a esportare un piccolo pezzo d'Italia di cultura italiana che poi ha anche dei suoi riscontri sull'economia turistica che al momento in qualche maniera è un po' bloccata, ma ripartirà sicuramente. Allora, Marco Pedone, tra l'altro ci ha anche fatto la donazione mettendo in risalto la domanda, chiede:
lavorano bene con altre razze. Allora, a me è capitato usando Tabuya come tutor, che allora ci sono due discorsi da dire. Appunto, uno è se esci con l'amico che ha un'altra razza di cane da tartufi, l'altra cosa è se vuoi costruirti una squadra con caratteristiche di cerca differenti. Io per la mia esperienza ti dico anche che puoi creare una buona squadra con modularità di cerca differenti anche usando differenti tipi di lagotto o addestrando il tuo lagotto in maniera diversa, perché comunque il lagotto è vero che il pointer è il re del vento, ma anche il lagotto alza il naso, usa il teleolfatto, buca lontano, non è detto che ti stia tra i piedi, ma ci sono anche lagotti esploratori. E quindi se vuoi fare la tua squadra ci sono tante cose da valutare. In generale io non ho visto problemi in terrazza, cioè nel senso che c'è la razza che gli sta sulle scatole, tipo Kuzar Lagotto potrebbe essere una bella squadra, ma è un lavoro, cioè un Kuzar affiancato al Lagotto può lavorare molto bene. Ovviamente col Lagotto dovrei fare un certo tipo di lavoro, col Kuzar un altro, ma se già un Kuzar, il lavoro col Kuzar immagino che tu l'hai già fatto. Se tu volessi affiancargli un Lagotto non ci sono problemi di base, e modulando la cerca potresti anche riuscire a lavorare a farli lavorare bene insieme. L'avevo già detto in una diretta qualche tempo fa, che però mi sembrava esemplificativo. Una volta avevo postato un video, tra l'altro, che mi aveva fatto Dario quando ero con Tabuya e due lagotti più giovani, c'erano Jumanji e Onda, di cui parlavamo prima, con cui stavamo lavorando, non so se ti ricordi, Dario, vabbè, questo video, e avevo ricevuto un commento che diceva: io faccio fatica a stare dietro un cane, come fai con tre? E il segreto di questa cosa in realtà è, cioè, il cane deve stare dietro a te, cioè tu devi educare un cane che ti sta dietro. Se tu vuoi stare dietro ai cani, già con uno diventi pazzo, con due non riesci, perché poi se sono magari li hai addestrati bene, sono cani veloci. Se sei in una pastura di tartufi in cui non ti serve che il cane allunghi esplori, ma sei in una pastura di scorzone o in alcuni tipi di brumale che ce ne sono, che fai 50 buche in 10 metri quadri, diventi scemo, perché poi c'hai magari quello che te lo morde, quello che non te ne accorgi più, e quindi tutto un lavoro di gestione della squadra. Però Marco, sì, secondo me il Lagotto si può affiancare tranquillamente a un Kuzar, puoi fare una squadra fortissima, ma sono due cani che possono viaggiare bene. Il lavoro grosso da fare è quello poi di conduzione, cioè di crearla questa squadra, stando attento poi a non rendere i due cani, cioè avendo sempre due cani che lavorano in maniera anche indipendente, per non creare poi i morti o cani che nel momento in cui uno non dovesse più esserci, l'altro smette di lavorare se il primo è particolarmente adulto. Dario, tu cosa dici? Guarda, io, la mia esperienza di allevatore, ti dico che la maggior parte delle persone molto spesso ha sempre paura, non so per quale motivo, che due cani di due razze diverse non riescano a comunicare, perché c'è sempre nella nostra testa l'idea che una razza di cane sia una specie a sé, e si fa questa confusione molto molto forte. Io appunto, allevando maremmani, molto spesso mi si dice: ah, io ho un maremmano, ma se incontro nel giardinetto oppure prendo a casa un barboncino, ma si attaccano, succede qualcosa? Dico no, sono cani, comunicano, cioè nel senso, e questa è una cosa abbastanza comune. Quindi anche in questo caso, per quanto riguarda il lagotto è un cane, quindi dipende un po' dal suo carattere. È ovvio che se il tuo cane si fa distrarre da altri cani veloci che hanno comunque sia attitudini, oh. Dario avrà ricevuto una telefonata. Sembra quella cosa che gli succede quando riceve le telefonate. Avevo una chiamata. Infatti, ho indovinato. Sì, mi senti? Sì, mi senti? Sì, vai, vai. Siamo in chiusura. Sparito Dario del tutto.
Va bene, abbiamo superato l'ora di diretta, vediamo se Dario torna per salutarci. Io intanto rifaccio dei ringraziamenti, ringrazio Marco Pedone, Giuseppe Marra, Koi Kudai, Ren, Lorenzo Valli, Stefano Panteria per le donazioni fatte in live, sono fondamentali per la vita del canale. Marco Pedone ti ha lasciato a metà, ma non ti preoccupare, sul gruppo di Truffle for Dummies o la prossima diretta recuperiamo tutto. Guarda, è tornato Dario, chiudiamo, gli facciamo chiudere questa cosa. Mi hai lasciato a metà Marco Pedone, che ha detto oddio, lo stavo per sapere, stavo per avere il segreto e mi hai mollato così. Possono fare quello che vogliono, possono fare quello che vogliono. Quindi, cosa vuol dire? No, c'è un numero sconosciuto che mi chiamava. Ma no, ovviamente possono andare insieme. L'importante è che non si distruggano. Ecco, come dicevi tu, deve essere una squadra. Quindi tu prova ad andare con altri cani, vedi come si comporta il tuo cane. Ma se i cani fondamentalmente non si distraggono e sono cani adulti, non ci sono assolutamente problemi. Non vedo il grande, cioè il beneficio, ci può essere un beneficio se il cane che affianchi è superiore all'agotto rispetto a determinate caratteristiche, ma puoi ovviamente avere situazioni negative se il cane che affianchi in quel momento, poi dipende dall'età del cane, è peggio del tuo agotto, quindi è sempre un problema. Ma non è tanto una questione, secondo me, di tanto diverso, peggio, diverso, perché ci diverso, sono... Diverso. Aspetta, volevo dire... il fatto che un cane, cioè soprattutto se è un cane adulto, è un cane giovane... Il cane non può essere anche un ottimo cane, quindi non direi peggio, però i cani che fanno da tutor devono avere determinate caratteristiche, perché possono essere degli ottimi cani da tutor, magari non essere adatti ad essere affiancati a un cucciolo, quindi probabilmente li dovrai lavorare separatamente e poi mettere insieme. Ad esempio un cane mordace sulla buca, per quanto può essere veloce, non è un cane da affiancare a un cucciolo. Il fatto che se io ho un lagotto e voglio che mi faccia un lavoro più prossimo e voglio invece un cane che allunghi di più, come un pointer o un bracco, probabilmente dovrò lavorare prima il lagotto da solo, fargli fare la transizione, insegnargli tutta una serie di cose e poi affiancarlo al cane adulto, perché un cane, appunto, come diceva anche Dario, adulto, può essere che si porti dietro il cucciolo e magari noi invece vogliamo che abbia un altro tipo di comportamento, quindi magari i primi tempi c'è bisogno di fissare il cane sui comportamenti che vogliamo prima di affancarlo, perché secondo me tra cani riescono a comunicare molto meglio che tra uomo cane, nel bene e nel male, quindi non è una questione di migliore o peggiore, ma di opportunità nell'affiancare un cane piuttosto che un altro. Certo, assolutamente vero. Concordo. Va bene ragazzi, ciao Roberta, benvenuta, era la tua prima volta, spero ti sia divertita, sappi che ci rivediamo con le dirette lunedì alle 8:30 con Luigi Di Bacco, tutti i lunedì, io solitamente anche il venerdì e il sabato faccio uscire anche un video, ma settimana scorsa ho saltato e probabilmente anche questa settimana non farò uscire un video, a meno poi Davide farò... dobbiamo iniziare a lanciare, ok, lo so che non sei pronto, dobbiamo iniziare a lanciare agli amici di Truffle for Dummies il nostro nuovo format in inglese che presto uscirà. Vabbè, ma lo lanceremo ai nostri futuri inglesi. Follower inglesi. Per quelli italiani invece gli diciamo di restare, di seguire Truffle for Dummies, perché con Dario per sbaglio una volta gli ho comprato un cane di cui sono contentissimo, che è Tabuia, e poi da cosa è nata cosa, ma ne sono nate tantissime, e quindi a breve vi stupiremo con effetti speciali, abbiamo un sacco di progetti in ballo e già il primo assaggio non l'abbiamo ancora detto, ma poi renderemo evidente ciò che è sotto, anche lo stage con Luigi Di Bacco, comunque Dario è un protagonista di questa cosa che è nata con le relazioni tra Fordamis, ma anche con le relazioni con Cacao Meravigliao, e abbiamo un sacco di cose che bollono in pentola. La prima sarà questa, poi ve la spiegheremo meglio, quella dello... dove sono finito? Eccomi qua, dello stage con Luigi Di Bacco, comunque seguiteci che arriveranno tante novità, grosse novità, grosse novità.
Dario, grazie di essere stato qua con noi, di averci sempre grazie illuminato con le tue perle di saggezza. Grazie a tutti voi che siete stati con noi abbondantemente anche stasera. Grazie a tutti i Patreon, grazie a chi ha fatto le donazioni in chat. Se non vi siete ancora iscritti al canale, fatelo subito, così almeno riceverete le notifiche dei prossimi video. E buonanotte a tutti, buonanotte Dario, grazie. Buonanotte. Ciao a tutti.